Zup Soul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Danai e oggi cominciamo una sfida tutta nuova. Allora, siamo qua nella schermata del quartiere, come potrete notare già da questo, siamo a Windenburg. Allora, però prima di conoscere il personaggio, vorrei un attimino parlarvi di questa challenge che ho deciso di fare perché mi piaceva molto in realtà, mi incuriosisce, io soprattutto libera tendo a fare sempre, pur senza volerlo, le stesse dinamiche, mettere sempre in atto le stesse cose, quindi ho deciso di provare a fare una challenge dove invece ho degli obiettivi ben precisi. Allora, l'unica cosa, la challenge intanto è la Zodiac Challenge. L'unica cosa che io ragazzi non rispetterò tra le regole è il lotto, che dovrei metterlo come una legacy tradizionale in un lotto 50x50 o 64x64 e di lì non spostarlo più. Io non ne ho intenzione. Nel corso delle generazioni il sim, il prefonder e gli eventuali eredi, cioè eventuali e futuri eredi, si potranno muovere dal lotto d'origine, potranno andare a vivere a Solania, a San Myshuno, a Oasis Springs, Strangerville, ovunque. Quindi, e non per forza in un lotto 50x50, per cui questa regola io la casso. Detto ciò, vorrei un attimino intanto dirvi un attimo le regole generali. Ovviamente non si possono usare trucchi per i soldi, non sono ammesse mod che diano un chiaro vantaggio rispetto a chi non la usa. Le mod come la MC Command Center sono le mod come la MCC Command Center sono consentite e anzi raccomandate anche se non necessarie. Si perde la sfida se non si raggiunge uno degli obiettivi della generazione, ovviamente se non si fa eredi. E qui in questa sfida è consentito il materiale personalizzato. Alleluia, alleluia! Un minuto di silenzio per questa bellissima notizia. Comunque, scherzi a parte, ogni generazione, come dice anche il nome stesso della Legacy, della Challenge, Zodiac, è appunto incentrata sui segni zodiacali, quindi la differenza con la Legacy tradizionale è che non è di 10 generazioni, bensì è di 12. Giustamente i segni zodiacali sono 12. Per cui il primo sarà l'acquario, poi il secondo erede sarà il pesci e via così discorrendo, insomma facendo tutti i segni zodiacali. Ogni segno zodiacale è caratterizzato ovviamente da una determinata personalità e da determinati obiettivi. Quindi, detto questo, voglio andare a presentarvi il nostro founder, così vi racconterò meglio del personaggio, che partiamo con l'acquario, andiamo da lui. Eccoci, siamo arrivati, questa è la sua casetta, l'ho fatta io ragazzi, non è niente di che, è una casa molto piccola, però mi sembra decente, dai ragazzi, per partire ci accontentiamo. Questa è la casa, non è completata, come potete vedere fuori è ancora un po' spoglia, ho usato qualche materiale personalizzato e anche qualcosa della debug mode, e questa è la casetta, molto piccolina. Qua ragazzi c'è la camera da letto che è vuota, a parte il letto, qui c'è la cabina armadio, chiamiamola così, e tutto il resto, lo so che mi rendo conto anche che è buio. Qua c'è una stanza con la scacchiera, il tavolo per fare i lavori, la meditazione, il bagno, la cucina e il piccolo salottino. E qua c'è l'ingresso ancora spoglio perché non abbiamo di nero. E questo qui che sta guardando la TV è il nostro protagonista. Oddio, scusatemi, fatti vedere bene, eccolo qua, guardate, spero che vi piaccia, a me mi piace moltissimo. Se notate anche l'eterocromia negli occhi, va un colore diverso per occhio e mi piace tantissimo questo simbolo, l'ho fatto io non sono una grandissima, lo sapete, maga nel creare sim maschi, però vabbè, ci ho provato. Lui si chiama Zachary McLean, ma immagino che tutti lo chiamino Zach. Lui ha anche un background, cioè dei genitori, sì, questo del raduno lo vedremo dopo. C'è sua madre Elizabeth, che è amante dei gatti, ordinata e topo di biblioteca, disoccupata, e suo marito Everett, nonché ovviamente suo padre, che invece è un detective, ormai è all'apice della carriera, è un amicone paranoico e perfezionista. E loro avevano anche i genitori, hanno tre gatti, Mickey,
Bobby e Betty. Sono carinissimi e lui ha un buon rapporto con tutti. Ovviamente lui è andato alla ricerca della sua strada, lui vuole farsi strada nella vita, vuole farsi strada da solo, vuole riuscire ad avere successo nel lavoro, è ambizioso anche, cioè anche se in realtà appunto è uno dei tratti, quindi sì, decisamente ambizioso. E appunto ragazzi, conosciamolo meglio, i tratti che sono decisi dalla Legacy sono instabile, sicuro di sé, ambizioso, vabbè, socievole, è per via della sua aspirazione leader della comitiva. Anche questo è obbligatorio, quindi ci tratti, sicuro di sei stabile, ambizioso e l'aspirazione leader della comitiva sono decisi già dalla Legacy. E anche la sua carriera che abbiamo appena iniziato, anche se ancora non abbiamo fatto nemmeno un giorno di lavoro, e la carriera per questa generazione, per la prima, è il politico. Allora, vi racconto di lui. Gli Acquario sono timidi e silenziosi, ma d'altra parte possono essere eccentrici ed energici. Però in entrambi i casi sono profondi pensatori e persone molto intellettuali che amano aiutare il prossimo. Sono capaci di guardare senza pregiudizio da entrambe le parti, il che li rende persone che possono facilmente risolvere i problemi. Chi ha mai detto che l'eccentricità fosse una brutta cosa? Sei un po' fuori, puoi stare con la testa fra le nuvole a volte, ma complessivamente sei molto appassionato riguardo alla tua morale e lotti per rendere la vita degli altri migliore. Solo stai attento a non diventare troppo ingenuo. Quindi lui è un ragazzo in realtà è molto buono, è un sim che ha come interesse la vita degli altri, della società. Lui per questo si è dato alla politica, lui sin da piccolo è sempre stato contrario alle ingiustizie, quindi ha sempre cercato di fare un po' il paladino, no? Forse ha guardato troppe volte Spider-Man, non saprei. Tra gli obiettivi di questa generazione c'è raggiungere il livello 10 della carriera di politico con qualsiasi ramo, completare l'aspirazione quindi leader della comitiva, fare il raduno del club almeno una volta a settimana. Il club ragazzi può essere di qualsiasi cosa, viva la creatività, io ho deciso di farlo sulla pesca, non so perché, non lo mando mai a pescare, quindi ho deciso di provare a fare questo. Dovrà avere 3 figli e si dovrà sposare una volta adulto, non giovane adulto ma adulto. Deve stringere almeno 4 buone amicizie che non facciano parte del club e raggiungere il livello 10 dell'abilità benessere. E quindi detto questo ragazzi, io andrei al succo. Oggi era anche il Summer Day, abbiamo comunque fatto un po' di cosine. Allora qui che guardava la TV, come sta? Vediamo, sta tutto sommato bene, visto che devi fare arrivare a livello 10 di meditazione, di benessere, io direi che puoi iniziare a meditare, così almeno cominciamo a trarre su qualche punticino. Mi dispiace solo che il Summer Day non ho fatto giochi acquatici, l'ho mandato a pescare oggi con i suoi amici, con il raduno del club, che lo rifaremo perché purtroppo non l'ho registrato perché ho avuto dei problemi con una mod, l'Explorer mod, che praticamente non mi faceva fare le interazioni, quindi vabbè, niente. Oh, eccolo qua, lui si concentra, mediterà un attimo, perché credo che tra l'altro domani, quando inizi a lavorare... 11 ore, sì, infatti lui si prepara già per domani, quindi medita un po', rilassati, una volta che avrai meditato vedremo cosa fare. Sono le 9:30, quindi tutto sommato è presto, tra l'altro il tempo ragazzi, come potete notare, non va veloce nel mio gioco, perché con l'MCC ho modificato il tempo e ho adeguato ovviamente a tutto anche il calo dei bisogni, cioè ho aumentato di 15 lo scorrimento del tempo, quindi ho diminuito di 15 il decadimento dei bisogni, ma è tutto come, insomma, nella norma. Vorrei farli arrivare almeno a un punticino di benessere, per questo sto aspettando. Sono le 11, sta meditando da un po', io mi sarei già annoiata, beato lui che non voglia, chi è che ci viene a bussare alla porta? Oh, ma è nostra madre! E che ci fa all'11:30 da noi? Ma che disputa di musica, invita a entrare. Dai, vabbè, basta, meditazione, mediteremo domani. Magari, io immagino che so, qui non c'è neanche la luce, bene. Mettiamoci una candela, va. Giusto per non lasciarlo completamente al buio, almeno una candelina, mettiamola, dai. Sì, ce lo vedo, dai. Ok, abbiamo speso più di candele che d'altro, ma pazienza. Oh, Sara, magari abbraccia la tua madre, abbraccia affettuosamente. Ciao mamma, ma tu che ci fai qua?
Niente, passavo di qua e più che altro volevo sapere se avessi mangiato. Io me la immagino, da una parte non sono come le madri italiane, che la preoccupazione maggiore è se hanno mangiato, però. Raccontagli una storia coinvolgente, le racconterà della giornata, di come si sta trovando, perché comunque lui non è tantissimo che vive qui da solo. Però mi fa piacere se è venuta, così potete vedere anche lei. Anche la nostra Elizabeth. Ora svuotami anche il caffè. È pure mezzanotte, quindi in realtà tra un po' potremmo anche andarcene a dormire. Tanto parla un secondo con tua madre. Io mi immagino che sia venuta qui giusto per una cosina veloce, anche perché chiedigli della sua giornata, magari, quello sì. Diamole anche le chiavi della residenza, dai. È giusto che nostra madre abbia le chiavi in caso di necessità. Perché il ferro da stiro l'ho messo lì? No, scusate, devo spostarlo questo, che non ci sta. Ok, ha più senso. Allora, no, riprende la chiave, non fallo un complimento sincero e poi magari salutiamola, perché sarebbe anche l'ora che noi ce ne andassimo anche a dormire. Quindi vediamo se c'è, arrivederci. Oddio, chiedi denaro, sì, chiediamogli del denaro, ragazzi, dai. Perché noi siamo veramente a due, cioè non abbiamo i soldi nemmeno per mangiare, abbiamo due simoleon. Grazie, mamma, ci ha dato 21 simoleon, ti ringrazio. Spettegola, e poi volevo fare arrivederci, non volevo chiederle di andare via così alla cattiva. Aspetta, anzi, amichevole, carriera politica, promuovi la causa anche con tua madre. E poi vediamo di mandarla via, effettivamente. Chiedi se è singola, arrivederci. Ok, sta promuovendo la causa, molto bene. Mamma, mamma, devi assolutamente unirti alla mia causa, uniti per il mondo. Elizabeth ha ascoltato gli appassionati proclami di Zachary sulla causa e ne ha tratto ispirazione per agire. Congratulazioni per aver promosso con successo la causa. Bene, signora Elizabeth, se ne dovrebbe andare. Non ho sbagliato. Just go away, grazie. Tu, vieni qui, guarda, fai una cosa. Esercitate un secondo nei discorsi, visto che ancora non hai sonno. C'era anche suo padre. No, vabbè, facciamo finta che non ci sia. Anzi, se te ne andasti, signora, signor, se ne vada. Dai, facciamo aumentare un po' di carisma e tanto ci servirà. E poi andiamo a letto perché, insomma, sennò domattina arriva presto. Ok, abbiamo raggiunto il livello 2, puoi fare basta, vai a dormire. Ci vediamo domani, ragazzi, quando si sveglia. Ok, ragazzi, dobbiamo andare a lavorare, ma direi che oggi possiamo lavorare da casa, così ci godiamo un attimino la giornata insieme con lui. Lui è qui che dorma ancora. Dai, però ha una bella vista dalla sua camera lui, eh? Guardate che bello. C'è le montagne che racchiudono Windenburg, bellissimo. Ok, allora dobbiamo manifestare in un bar e contare una barzelletta sui politici. Benissimo, andremo in un bar. Quindi vieni giù, prendi, fai un pasto veloce, mangiati prendi dei biscotti, posali e preparami il caffè, così mi fai tutto insieme. E poi almeno dopo ti siedi qua. Oh, che bravo, il caffè ci sta. No, Bob ci aveva invitato ad andare fuori al bistrò, però quest'ora al bistrò no, dai. Cioè, sono le 8 di mattina. Santo cielo, cioè, che ci facciamo nel ristorante a quest'ora? Siediti. No, lascia stare, non berlo più perché sennò te lo finisci. Dove me lo metti? Ok, siediti qua, mangia questi e bevi il caffè. Buon appetito, Zach. Ho messo un po' basso sto specchio, probabilmente. Che dite? Ce l'ha all'altezza bacino invece che viso, vabbè. Ma ti sei lavato i denti mentre bevevi il caffè? Cioè, che schifo, cioè il caffè è agghiacciante quando... Ma puliscilo. Ripulisci tutto. Sì, io ho il bug, per cui gli uomini quando si fanno la doccia lo fanno vestiti, con gli abiti da donne. Cioè,
è agghiacciante sto bug. Purtroppo ho provato anche senza le mod, lo fa uguale, quindi non... niente. Me lo tengo. Ok, perfetto, si è vestito più seriamente perché questo è il suo abito per quando tecnicamente lavora, e direi che possiamo viaggiare. No, pure da soli in realtà. E andiamo al bar. Siamo arrivati, è venuto qua nel bar vicino a casa sua. Quindi, ok, dobbiamo cominciare la manifestazione. Manifesta qui, per uniti, per il mondo, sì, perché questa è la causa che lui ha abbracciato. Dai, manifesta. Non c'è un'anima? Non c'è un'anima, ragazzi, il vuoto. Ho il megafono, tanto non c'è nessuno, tesoro. Però voglio fargli una foto. Oh, vai, uniamoci tutti per il mondo, continua. No, non viene un'anima, non c'è davvero nessuno. Forse dovevamo invitare il club, almeno... Oh, sta arrivando qualcuno. Brent Eking. Ecco, potremmo anche presentarci con lui, tra l'altro, quando è finito di manifestare. Oh, arrivano persone, alleluia. Anche perché dobbiamo stringere amicizia con 4 sim al di fuori del club. Oh, lui pare abbracciare la causa. Lui non capisco se ne sta ridendo. Però vabbè, lui chi è? Travis. No, Travis. Sì, però però dai, se non altro ci ascoltano. Te ci caghi? No, ma chi sei te, bello pancio? Ah, Mitchell Calani. Ok, bello, bellissimo. Stai benissimo con questi shorts, amore. Mua, al bacio. Beh, dai, la cosa sembra che piaccia alle persone. Io vado veloce perché, ragazzi, ci si mette una vita, se no. No, guardate, c'è anche Salim che fa parte del club. E ragazzi, scusate se vedete andare rapido, ma se no finiamo domani l'altro. Ok, sulla strada verso la fama. Allora, presentati e poi facciamo con tutti... No, metti in giro una voce insensata, no, amichevole, carriera politica, no, raduna per la causa, no. Dai, presentati, su. Dai, sembrano tutti interessati, anche Sioba Richards. Fai una barzelletta sui politici. Fa una presentazione anche con il compagno di Brent. No, sì, Brent, ho detto bene. Che l'ha fatto diventare calvo, mio Dio. Ok, basta parlare, vai a giocare. Eccoli qua i nostri omaccioni che giocano. Lui, ragazzi, vabbè, l'avevo fatto vestire bene, in realtà si è cambiato per la manifestazione, ma pazienza. Vorrei che parlassero, ma non parlano quando sono così. Allora, chi vince, ragazzi? Stai vincendo, mio caro, ti voglio fare anche una foto, guarda. Sembri quasi Superman, così, con sto capellino e questi occhiali. Ti stai divertendo, bene. Forse è anche troppo lento, sto tempo l'ho messo, dovrei velocizzarlo un pochino. Va effettivamente un pochino troppo piano. Andiamo ad abbassarlo un po'. Anche se mi piace vada lento, perché almeno io ho un modo di fare le cose. Ma quanto durano queste gare? Comunque, feria da caffeina che è finita, eccellente per l'atmosfera, ambiente da festa, arredamento gradevole, conviviale tra 3 e l'8. E fare la differenza per aver manifestato tutti ad ora nel momento in cui si riesce a far sentire la propria voce. Non sta andando bene? Cioè, ragazzi, la partita di biliardino più lunga della storia. Cioè, dai, basta. Avete giocato, parla ora. Oh, cioè, ragazzi, l'ho staccati a forza. Vieni a fare una presentazione divertente con lui. Ok, rallegra. Potremmo. Amichevole. Chiediamogli che lavoro fa lui. Noi abbiamo finito i nostri compiti, molto bene. Non metto in giro. Ma perché devi parlargli dandogli le spalle? Ma mi spiegate questa cosa?
Cioè, ho messo che chiedi se è singolo, ho messo una mod per cui diventa una interazione amichevole, non più romantica, anche perché raga non ha senso, cioè, e la chiedo se è singolo anche le persone che non c'entrano una mazza, discutere le zone locali di pesca, con chi poi chiacchiera? Chi è questa? O questo? No. E chi sarebbe? Ma è una donna o un uomo? Non capisco. Darling Walsh. Ma è una donna? Sì, c'è il seno, ok. Una donna bruttina, però una donna. Ok. Ma sì, dai, fammi amicizia anche con lei, comunque mi sembra simpatica. Cioè, sembra simpatica, mi piace, è un personaggio. Discutere gli interessi. Cioè, è flirtante lei. Ma ci sta provando con lui? Allora, non saresti nemmeno brutta, tesoro, ma conciata così anche no. C'è l'happy hour. Sono le 16, beh sì, dai, possiamo anche berci qualcosa. Ordino la bevanda per l'happy hour. La conosciamo un po' tutti, lui lo vedo molto socievole. Tenta di rubare denaro? No. Chiedi della carriera. Presentiamoci anche con lei, ragazzi, mi sto presentando un po' con tutti. Rallegra lui. Lei è belloccia, ragazzi, è vero? Vabbè, dai, perché non gli racconti una storia buffa? E magari la impari anche a conoscere. Carina lei, anche lei è carina in realtà. Però non lo so, la vedo questa storia con la tipa. Questo bevitelo nel frattempo, mi raccomando. Guardate che faccino. Lui secondo me comunque è un tipo che è molto allegro. Vorrebbe anche una storia, però non è neanche la sua priorità, onestamente. Complimentati per l'abito, così aumentiamo un pochino anche il carisma. E c'è anche il festival disastri e distrarsi. Potrebbe vincere 500 simoleon, ragazzi. Però non mi va, non mi piace tanto quel festival. No, non ce lo mando. Piuttosto, se ho ancora modo, potrei fargli cercare un lavoretto. Appena finito di bere. Bene, con lei sta parlando, racconta una storia coinvolgente. Lui ci sta chiedendo di andare alla scogliera insulare. No, attualmente no, mi interessa stare qui con lei, volevo fargli fare anche il lavoretto. Dai, stanno andando bene. Rallegrala di nuovo. Conversazione profonda. Spettegola. Imita le sirene. Cioè, complimentati per l'aspetto. Dai, facciamo qualcosa di... Sei davvero molto carina, lo sai. Facciamo una battuta d'abbordaggio audace, dai, è fiducioso, proviamo. Sti capelli non si possono vedere, però vabbè. Accontentiamoci. Oh, è rimasta colpita, beh, in effetti. Bene, abbiamo anche un po' flirtato, direi che la giornata oggi non è andata male. Tu, tesoro, poi fammi una cosa, social media... Posta un attractive selfie dopo che hai cercato un lavoretto. Allora, vediamo. No, la bella... Oddio, siamo non a livello 3 di pesca. Peccato. Wow, allora, pulire le spiagge. Manualità non l'abbiamo. Mixologia nemmeno, forma fisica. Spostare mobili. Dai, facciamo questo. Certo, questo è 106, è meglio, eh. Non so però se qui devo andare proprio a Sulani. Vabbè, accettiamo le spiagge pulite. Lui giustamente alla fine è interessato al mondo, per cui ci sta. Se taccia la spiaggia in cerca di rifiuti, direi che lui ci va subito. Quindi andiamoci. Viaggiamo. Andrei da solo, senza andare con troppa gente. Andiamo a Sulani, ragazzi, sì. Ed eccoci qua in questo bel tramonto di Sulani. Devo sistemarlo questo quartiere perché è ancora così com'è. Allora, setacciamo, setaccia spiaggia in cerca di rifiuti. Non abbiamo neanche un
come si dice? Un asciugamano, se no potevo anche farli prendere un po' di sole, a parte a quest'ora. Sapete che stavo pensando? Che più tardi lui potrebbe anche chiamare il raduno e pescare qua. Oh, rifiuti. Forse devo ripulire, non devo fare. Vediamo se in questo modo la prende. Ho trovato un auricolare, ottimo. Oh, abbiamo finito, abbiamo fatto il nostro. Cos'è? È un asciugamano? Oh, sì. Mettilo in inventario. Allora, io devo andare in bagno, maledizione. Sì, dove ti mando? Oddio, potresti farti un bagno. È caldo. Nuota vicino. Perché imbarazzato? Che è successo? Mi è venuto brufoli. Sì, dobbiamo fare una skincare routine, tesoro. Fatti un bagno, va. Già che siamo qua, che bello. Bagno di notte. Spero che non arrivi uno squalo proprio adesso. Puoi dire che puoi tornare a casa, dai. Basta, torniamocene a casa che sono le 10 di sera. Tu hai anche fame. Devi andare. Ma non ti ho fatto usare il bagno perché non. Vabbè, fa niente, andiamo a casa. Ed eccoci qua alle 10 di sera. Lui è arrivato a casa, va in bagno assolutamente. Poi lo so che tu odi cucinare, però tesoro, tocca, quindi facciamo che cucinerai. Ok, allora no, serve la cena, no, troppo cena. Fatti del formaggio grigliato, spero che non ti vada a fuoco tutto. E la skincare gliela faccio fare mattina presto, che almeno c'è più probabilità che stia a casa, altrimenti. Oh no, ma sei bravo in cucina, tesoro. Davvero, bravissimo. Sì, però ti puoi sedere invece di stare in piedi come i cavalli. E siediti, vacca miseria. Mangia il tramezzino. Sì, però dai, non ti imbarazzare, cioè, un po' di brufoli, ma non è la fine del mondo, dai, su via. Guarda, vieni, fatti subito la skincare daily, minchia, one time, facciamo per ora solo una volta. Questo me lo ripulisci. Va bene che ti sei messo da casa e poi già che ci sei, vieni a meditare un altro po' e poi ce ne andiamo a dormire. Questo però, sì, no, va bene, questa è la luce. No, vabbè, questa ragazza è da foto, però non posso perdermi. Zack che medita con i brufoli e la maschera di bellezza. Cioè, questa devo fargliela la foto, dai. Ci stava assolutamente. Quindi facciamola arrivare al completamento. Oh, livello 2 dell'abilità benessere. Molto, molto, molto bene. Vieni a dormire. Ci rivediamo domattina. Eccolo qua, si è svegliato. Che cos'hai? Ma che stavi facendo? Scusami. Questa non l'ho capita. Vabbè, non importa. Ok, vieni in bagno. E prima di andare a fare colazione, magari te ne vai a fare un po' di jogging. Ed eccolo qui il nostro Zack che corre. A lui comunque piace mantenersi in forma, secondo me lui è uno che ci tiene a queste cose, alla forma fisica, più che all'aspetto è per la salute. Quindi lui va a correre quando può e spesso e volentieri va anche in palestra, infatti voglio mandarlo anche in palestra. Che bello questo lotto, l'ho scaricato dalla galleria, non ricordo di chi è, però è bellissimo da fuori, ci dobbiamo venire. Mi piace Windenburg, però devo dire la verità. È molto caratteristica, mi piace. Bene, quest'oggi. Ma tu non vai al lavoro perché non mi è ancora arrivato. No, il suo giorno libero. Dannazione. Allora ce ne andiamo magari a fare. Visto che vuoi fare il raduno del club, va benissimo. Eccolo qua. Allora, iniziamo subito il raduno. Non gli ho fatto fare una doccia. Come era io. Va bene, iniziamo il raduno.
niente. C'è un bagno però, che almeno ti faccio. C'è anche la doccia. Vieni a farti una doccia veloce. Cioè, ragazzi, si è vestita a metà. Ha il cappello, ma non ha la divisa. Vabbè, fa niente, lasciamo stare. Ha anche le scarpe, non ha il vestito. Non so, ci deve essere qualche bug. Non so nemmeno se è per via del... d'una mod, pazienza, è una cosa che posso fare a meno. Comunque in tutto ciò lui è felice perché c'ha questa sensazione di cameratismo. A Zachary piace da matti questo raduno del club, poter fraternizzare con i sim che hanno le stesse idee, il massimo, bisogna farlo più spesso. Sta avvenendo una... gli altri non vengono a pescare? Dai, facciamoci insegnare. Grazie Jay, ci sta dando una mano. Vediamo, dai, prendi qualcosa, dai. Finiamo questa puntata in bellezza. Bene, ha preso un cumulo di alghe, no, ma va bene, complimenti, Sanpei ti fa una cippa. Non per niente il club si chiama The Sanpei Boys, avrei dovuto chiamarlo, ho sbagliato anche a scriverlo. Quindi raga, aggiungiamo la S perché è il plurale, The Sanpei Boys, ok. Abbiamo 312 punti del club. Dai, voglio, ti prego, voglio che prendi qualcosa prima che chiudo, ti prego. C'è anche Jay che ti insegna. Abbiamo raggiunto il livello 2 di pesca, molto bene. È scadente il frutto grigliato. Oh, abbiamo preso un pesce! Pesce disco! Eccellente, non comune. Bello questo. Prendiamo qualcos'altro? Va bene ragazzi, io direi che però per questa puntata possiamo chiudere. Siamo andati oltre. Quindi vi mando un grosso bacione. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un like e un commento. Fatemi sapere se vi può ispirare questa serie o meno. Io comunque la giocherò, però se non mi interessa evito di portarla nel canale. Altrimenti mi fa piacere condividerla con voi. Perciò commentate e ditemi se vi piace o meno. Io vi mando un abbraccio. Vi invito anche a iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto. E vi do appuntamento alla prossima volta. Sub-sul!